nel chiaroscuro della sera. Adesso faccio un video serio sul Gran Premio di oggi. Ho letto alcuni commenti al video di oggi su quello che oramai è un accordo segreto, che oramai, ebbene, non sia più segreto, tra la Ferrari e la FIA sulla questione del motore dello scorso anno. In molti dicono sia irregolare e, per evitare una multa, una squalifica, hanno preferito gettare nel cesso una stagione. Anche io, vi sono sincero, anche io comincio a credere a questo punto, a questa ipotesi, anche perché adesso si spiega, anche perché tutto questo spiegherebbe l'atteggiamento avuto nei confronti di Vettel. Allora, prima del Covid, perché la stagione stava per partire prima del blocco totale del Covid in Australia, niente, nessuno faceva pensare che Vettel sarebbe stato praticamente mandato via alla fine di questa stagione. La notizia che riprende poco prima dell'inizio del campionato in luglio, viene fuori poco prima dell'inizio del campionato in luglio. Ogni tanto mi ingrippo a parlare. Adesso sembra che questo puzzle stia effettivamente, i pezzi del puzzle stiano effettivamente andando al loro posto. Che giustamente mi tocca dar ragione a molti che commentano su questo accordo, che per me sarebbe una vergogna totale. Io avrei preferito la squalifica, avrei preferito la multa. Di tanto la Ferrari è 4 anni, 4-5 anni che paga una multa salata all'anno, dove per multa salata leggi lo stipendio di Vettel. Quello per me è una multa della FIA, quello stipendio di Vettel, viste le grandi soddisfazioni che ci ha dato. A questo punto mi va di citare la vecchia Ferrari. Voi ricordate il fattaccio, parlo per quelli più anziani naturalmente, più meno giovani. Voi vi ricordate il finale del campionato 97? Quello del fattaccio Schumacher-Villeneuve. Che successe? Schumacher perse il mondiale per quella ruotata a Villeneuve, fu squalificato, ebbe una multa e gli furono tolti tutti i punti. La Ferrari non fece una piega. Non fece ricorso, non fece niente, si beccò la multa, ripartì l'anno dopo in sordina, e Schumacher, una volta passato lo shock per il fattaccio di Jerez, con una McLaren che volava praticamente, riuscì quasi in una epica rimonta, che sfumò purtroppo negli ultimi due Gran Premi del Nürburgring e del Giappone. Soprattutto sfumò perché, nonostante l'enorme vantaggio competitivo della McLaren Mercedes, cioè a due gare dal termine la situazione era alla pari, erano a pari punti. In vantaggio c'era Häkkinen, che aveva vinto più gare, diciamo. Schumacher aveva fatto un miracolo. Ecco, quella è stata la classica dimostrazione che la Ferrari seppe reagire. Però a me piace ricordare quel 98 anche per un'altra storia. La McLaren Mercedes inizia la stagione in Australia e in Brasile, dà distacchi impressionanti a tutti. Tipo la Mercedes di adesso, forse anche peggio, forse anche di più. La McLaren, se non che viene a galla il discorso del famoso terzo pedale. Ora non ricordo a cosa servisse questo terzo pedale. Fatto sta che fanno reclamo e
la McLaren è costretta a fare a meno di questo dispositivo, ok? Non ricordo se ci fu una multa o un qualcosa, fatto sta che la McLaren proseguì, vinse quel mondiale con Häkkinen, vinse anche l'anno dopo con Häkkinen approfittando dello stop di Schumacher che per l'incidente di Silverstone, e diede grande battaglia anche nel 2000. Ecco, delle volte, sempre a proposito della McLaren e Mercedes, voi la ricordate la storiaccia della Spy Story del 2007, dove furono praticamente tolti tutti i punti nel campionato costruttori alla McLaren? Questo per dire, tenete presente che molto personale di quella McLaren e Mercedes è adesso proprio in Mercedes. Certo, da Norbert August è passati a Toto Wolff, e va bene, gli anni passano per tutti. Questo per dire, sì, la Mercedes politicamente è fortissima, ma all'epoca era molto forte anche la Ferrari, non dimentichiamolo, con Todd, Brawn, Rory Byrne. Poi sempre parlando a proposito di quegli anni, sempre a proposito di quegli anni, c'è la storia nel 99 dei deviatori di flusso introdotti dalla Ferrari nel Gran Premio della Malesia del 99. La McLaren, mi sa, fece reclamo. Mi ricordo, fu il Gran Premio del rientro di Schumacher dopo l'incidente. Schumacher che praticamente, guardate la grandezza di Michael Schumacher, vinse lui la gara, ma regalò la vittoria ad Irvine, che era in lotta per il mondiale, chiaramente. Lui fece un reclamo, le Ferrari furono in un primo tempo squalificate, ma poi Jean Todt, quando ci manchi Jean Todt, al muretto, quando ci manchi Jean Todt, fece reclamo e riuscì a spuntarla. Tanto è vero che poi i deviatori di flusso furono introdotti, furono resi regolari l'anno dopo. Che poi la stessa storia della mobile, e la stessa storia dell'affare che ha introdotto quest'anno la Mercedes allo sterzo, che non ricordo come cazzo si chiama. Ecco, perché se uno ti dà uno schiaffo, cioè se la federazione ti dà uno schiaffo e tu non reagisci o cedi, è normale che si fanno queste figure di merda. Perché ora si spiega davvero tutto. Ora si spiega davvero tutto. Io, quando seppi che Vettel andava via dalla Ferrari, io feci un video dove davo ragione a Vettel. Dove davo ragione a Vettel nonostante tutto. Cioè, questa è incompetenza. Ma lasciamo. Oddio, io diciamo mi sono un po' lasciato andare con Binotto. Però ragazzi, la proprietà dove cazzo è? La proprietà dov'è? John Elkann, dove cazzo sei? Famiglia Elkann, dove cazzo sei? Ma è mai possibile che fra te e Montezemolo... No, Montezemolo no, perché Montezemolo in Formula 1 ha fatto quel che ha fatto. Montezemolo nel calcio ha fatto danni più che altro. Ma è possibile che dove metti mano tu fai danni? Tu e tuo fratello fate danni? Cioè già non difendeste la Juve nel 2006, è già la prima cosa. Adesso ve ne state fottendo della Ferrari. Signori miei, ma se a voi non ve ne frega niente della gestione sportiva, perché non ne capite sia di calcio che di Formula 1, almeno trovate un manager con i controcazzi, rimetteteci Montezemolo, vedete un po' voi. Perché non è possibile, questa alla quale abbiamo assistito oggi è una umiliazione. Un'umiliazione. E se Leclerc vi manda a cagare, io sono con lui.
Perché per come si mettono le cose, qua il prossimo anno dovrebbe essere la solita solfa o giù di lì. No, ragazzi, non va bene, assolutamente. Questo è ciò che penso io. Ce ne sono stati nella storia di queste controversie, ma alla fine si è sempre trovato un buon compromesso per poter permettere sia alla scuderia in questione, sia alla FIA di uscirne il meglio possibile. Qua la FIA, in questa circostanza, la FIA fa la figura del benefattore, la Ferrari fa la classica figura di merda, cioè colleziona figure di merda a ripetizione. Cioè, qui non ero con Marchionne, questo fatto non sarebbe mai successo, però purtroppo il destino ha deciso diversamente per lui. Con Marchionne. Non so cosa avrebbe fatto a Riva Bene, sinceramente, perché sì, Binotto, mamma mia, sembra l'amico di Checco Zalone nel film Una bella giornata, quello che si mette con l'amica che scoppia il trullo, quello lì. Però a Riva Bene non è che brillasse anche lui come carisma, magari era un po' meglio, ma... No, ragazzi, cercate qui una storia che va risolta perché veramente sta diventando imbarazzante seguire la Formula 1, guardare una Ferrari così. Ragà, lasciate un like e con la Formula 1 ci sentiamo domani per le pagelle. Ciao.